Ciao a tutti, mi chiamo Carlo Pavan, sono un attore e cantante, barra artista freelance, barra blogger. Voglio darvi il benvenuto a questa versione digitale del workshop che ho creato qui a Londra e che si chiama Creative Journaling for Mindfulness, che possiamo tradurre con tecniche di diario creativo e mindfulness. Con la parola mindfulness intendiamo un'attitudine di concentrazione e attenzione al momento presente. Attitudine che possiamo sviluppare e coltivare grazie a tecniche di meditazione o attività simili. In questo caso, il tenere un diario creativo. Sono da sempre appassionato di tecniche artistiche e da quando ero bambino ho sempre scritto molto, riempiendo pagine di quaderni, diari e blog online. Scrivere un diario personale mi ha aiutato tanto in diversi momenti della mia vita, specialmente quando la mia salute mentale non era al massimo della forma. Negli ultimi anni ho studiato e raccolto differenti tecniche artistiche per mettere a punto un workshop che partisse dallo scrapbooking journaling e combinasse il processo creativo con il concetto di scrivere un diario personale, sottolineando i benefici che queste due attività combinate insieme possono darci, se per esempio soffriamo di ansia o stati depressivi. Il diario creativo come strumento per migliorare il nostro benessere mentale. Suona bene. È questo che vi illustrerò in questo workshop, al termine del quale non solo sarete in grado di creare un prodotto artistico e avrete imparato tecniche interessanti da usare senza limiti, ma vi accorgerete come diventando padroni del processo artistico potete diventare padroni del vostro benessere mentale. Siete pronti per cominciare? Ok, materiali di base. Ovviamente la cosa più importante di cui abbiamo bisogno a questo punto è un quaderno nuovo. Il mio suggerimento è quello di utilizzare un quaderno a copertina rigida, perché è più resistente, con pagine completamente bianche, quindi niente linee o quadretti. Se però sentite il bisogno di avere dei riferimenti, per esempio se volete tracciare delle linee precise o inserire delle tabelle o dei grafici nel vostro diario, a quel punto una buona opzione potrebbe essere quella di comprare un quaderno punteggiato, come questo qui, anche chiamato Bullet Journal, che renderà i vostri grafici molto più facili da realizzare. Dovendo lavorare sulla carta, è necessario che questa sia di buona qualità, o perlomeno di uno spessore in grado di resistere a colla e colori senza incresparsi troppo. Se posso suggerirvi un paio di marche, direi Moleskine e Leuchtturm. Un'altra ottima scelta potrebbe essere quella di utilizzare invece di un normale quaderno, uno sketchbook o blocco per schizzi, con pagine di una grammatura di almeno 90-100 GSM. Ovviamente queste sono le opzioni migliori, ma possiamo veramente utilizzare qualsiasi quaderno vogliamo. Anche una semplice agenda. Perché no? Scelto il quaderno, ci servono adesso altri materiali. Partiamo da ciò che possiamo trovare semplicemente a casa, come per esempio della colla stick, un paio di forbici e della colla vinilica. E ancora, matite colorate, penne, pennarelli, pastelli a cera. Poi ci sono dei materiali che possiamo tranquillamente trovare in commercio, anche ad un prezzo contenuto. Un set di pennelli, un piccolo kit di acquerelli, non importa che sia super professionale. Un barattolo di gesso acrilico. Il gesso acrilico è una pasta formata da gesso bianco e resina acrilica. È il materiale con cui vengono preparate le tele che sono in commercio per la pittura a olio o acrilica. E ancora ci servono timbri e tamponi per timbri. In particolare uno di colore marrone e uno nero. Washi tapes. Sono dei nastri adesivi di carta decorati. Ne potete trovare tantissimi su Amazon o su Etsy. A me piacciono soprattutto questi con delle decorazioni vintage che ricordano le vecchie cartoline postali o le mappe stradali. Come avrete capito, il nostro diario creativo parte dalla tecnica del collage fusa con la tecnica dello scrapbooking. Quindi l'ultimo grande elemento di cui abbiamo bisogno sono i ritagli di carta. Ed è qui che la vostra creatività entra in azione.
Cercate con curiosità diversi tipi di carta, con caratteristiche differenti di grana, opacità, colorazione. Prendete dei vecchi libri ingialliti, cartoline, francobolli, bustine di tè, di zucchero, le buste di carta del mercato, vecchi biglietti d'auguri. Cercate illustrazioni di botanica, fotografie d'epoca, etichette, biglietti scaduti, mappe stradali. Ritagliate immagini da riviste e da giornali, ma non solo immagini, parole, frasi, poesie, stralci di testo. Per il mio diario creativo ho adottato uno stile vintage. Sono quindi partito da elementi d'epoca, specialmente quelli che vengono normalmente definiti effemera. Biglietti, cartoline, etichette, tutto ciò che originariamente si aspettava potesse avere un interesse ed un uso per un tempo limitato. Potete trovare molte effemera e immagini d'epoca online, che potete scaricare e stampare della dimensione che vi occorre. Abbiamo parlato finora di elementi che possiamo trovare e collezionare, ma ora voglio illustrarvi alcuni elementi che possiamo creare noi stessi e che saranno una preziosa e personale aggiunta al nostro diario. Per esempio, vediamo come possiamo ottenere della carta con un effetto antico, vintage, a partire dalle pagine di un vecchio libro. Vi illustrerò alcuni metodi con effetti diversi. Il primo è molto semplice. Quello che ci serve sono appunto le pagine di un vecchio libro, una boccetta spray di questo tipo e un normale asciugacapelli. Per prima cosa, prepariamo un caffè abbastanza forte, aspettiamo che si raffreddi e versiamolo nella boccetta. Prepariamo la superficie di lavoro disponendo del cartone o della plastica o una qualsiasi protezione per non sporcare il tavolo. A questo punto adagiamo le pagine da trattare sul piano di lavoro e iniziamo a spruzzare il caffè in modo abbastanza libero, per poi asciugare la pagina con l'aiuto del phon. È possibile ripetere l'operazione più e più volte per un effetto più marcato. Un'altra idea può essere quella di simulare la classica impronta della tazzina di caffè, visivamente molto interessante. Il profumo del caffè è abbastanza forte, ma se preferite un'alternativa più delicata, potete provare con del tè molto concentrato. In questo caso avrete bisogno di più applicazioni per avere un effetto marcato. Possiamo intervenire ulteriormente sulla nostra carta, per esempio con un tampone per timbri, nero o marrone, semplicemente picchiettando i bordi della pagina. O usando una spugna per creare delle macchie strategiche. Per rendere ancora più interessante la nostra pagina, possiamo lavorarci con dei timbri, o disegnare qualcosa, o scrivere citazioni o frasi in modo casuale. In questo workshop vi accorgerete che non ci sono regole, solo tecniche da applicare. Per il resto, il processo artistico è la cosa più libera e personale che abbiamo. Tornando agli effetti vintage sulla carta, è il momento di realizzare della carta cerata, trattata quindi con la cera, per ottenere questo tipo di effetto traslucido. Ci occorrono ancora delle pagine di un libro o qualsiasi immagine vintage che abbiamo stampato da internet, della carta forno, una piccola candela bianca e il nostro asciugacapelli. Per cominciare, tagliamo un rettangolo di carta da forno e pieghiamolo al libro lungo la linea centrale. Disponiamo le pagine da trattare vicino alla piega e prendiamo la candela e un coltello. Iniziamo a creare della limatura di cera grattando la candela col coltello, spargendola sulle nostre pagine in modo irregolare. Quando ne abbiamo ottenuta abbastanza, ripieghiamo la carta da forno in modo da coprire le pagine.
A questo punto indirizziamo l'asciugacapelli perpendicolarmente al tavolo. La cera inizierà a sciogliersi e noi la potremo lavorare manualmente per coprire le pagine sottostanti. Quando la cera è ormai sciolta e sparsa, facciamo raffreddare il tutto per un minuto. Apriamo la carta forno e con la carta assorbente eliminiamo la cera in eccesso dalle pagine. Quando le pagine si saranno raffreddate del tutto, avremo raggiunto questo effetto traslucido, molto interessante quando vorremmo giocare combinando carta di diversa opacità. Una volta trattata con la cera, la carta si può stropicciare o piegare, creando effetti di questo tipo. Se in casa non avete una candela, potete ottenere un effetto traslucido semplicemente applicando dell'olio di semi o vegetale con un pennello. Assorbendo bene l'eccesso con della carta da cucina e lasciando asciugare poi la carta per qualche minuto. Continuiamo il nostro assortimento di elementi di carta creati da noi con questo tipo di targhette. In inglese chiamate luggage tags. Hanno la forma di quelle che un tempo venivano utilizzate per indicare il proprietario di una valigia. Bene, noi le possiamo reinterpretare in modo artistico e utilizzare per decorare il nostro diario creativo o il nostro scrapbook o ancora per impreziosire un regalo. Le possibilità sono davvero infinite. Quello che ci occorre è un cartoncino bianco o marrone chiaro. Una raccolta di immagini d'epoca che abbiamo trovato e ritagliato, parti di testo di un vecchio libro e il nostro barattolo di gesso acrilico con un pennello. Se non avete il gesso acrilico, potete utilizzare della normale colla vinilica diluita con un po' di acqua fredda. L'effetto sarà leggermente diverso, ma ugualmente interessante. Partiamo dal nostro cartoncino bianco. Iniziamo a strappare e combinare liberamente i nostri ritagli di carta sulla superficie. Sovrapponiamoli. Giochiamoci un po'. Con l'aiuto di un pennello, iniziamo a incollare i ritagli sul cartoncino usando il gesso acrilico, passandone un po' anche sopra la superficie per sigillarla. Il gesso acrilico è bianco, quindi sarà necessario rimuoverne l'eccesso con un panno per non rischiare di nascondere le immagini. Ne conseguirà questo effetto opaco, annebbiato, che però non avremo se usiamo la colla vinilica diluita, che una volta asciutta sarà interamente trasparente. Un suggerimento: giocate con le porzioni di testo, strappando frasi, parole, citazioni e sovrapponendole alle immagini. Lasciate asciugare il tutto, o se avete fretta, usate il sempre utile asciugacapelli. Quando sarà asciutto, delineate sul cartoncino i contorni delle targhette, usandone una come riferimento, in caso voi l'abbiate. Se non l'avete, è molto facile da realizzare. Prendete un rettangolo di cartone, tagliate obliquamente gli angoli superiori, così, e arrotondate gli angoli inferiori. Facile, no? Una volta tagliate le targhette, andiamo a creare degli effetti di colore. Con un tampone da timbri marrone, picchiettiamo i bordi della targhetta per dare un effetto quasi bruciato. Con il nostro set di acquerelli, applichiamo del colore diluito in acqua, in questo modo, liberamente, sulla targhetta. Bagniamo la punta del pennello, passiamola sul colore nero o marrone
e creiamo dei puntini casuali sulla superficie. Con una perforatrice a questo punto non ci resta che creare un foro in alto al centro. E questo è il risultato. Come vi dicevo, ci sono mille usi possibili per queste targhette. Inoltre, con questa tecnica e creando una forma rettangolare più stretta e lunga, potete realizzare dei segnalibri artigianali, da personalizzare come volete. Tornando per un attimo al concetto di diario, voglio mostrarvi come possiamo partire dalle pagine di un vecchio libro e trasformarle in delle pagine su cui scrivere i nostri pensieri, con effetti visivamente molto piacevoli. Questa volta il gesso acrilico sarà di fondamentale importanza. Quello che dobbiamo fare è applicare uno strato più o meno sottile sulla pagina, nascondendo parti di testo e creando degli spazi vuoti che poi ospiteranno la nostra scrittura. Possiamo aggiungere elementi alla pagina, ad esempio ritagli, frammenti di carta diversa, o decorare con disegni. Un'idea potrebbe essere quella di creare uno spazio bianco centrale, racchiuso da una cornice decorativa esterna. Prepariamo diverse pagine che terremo nella nostra raccolta di ritagli pronte per essere usate a piacere. Vedremo a breve come. Il mio suggerimento è quello di raccogliere la vostra collezione di ritagli, adesivi, effemera e elementi di vostra creazione in un raccoglitore espandibile come questo qui, che ha un formato molto comodo da portare con voi anche quando viaggiate. Questo vi permetterà di catalogare i diversi elementi, così da poterli trovare facilmente quando li cercate. A questo punto io direi di iniziare a lavorare sul nostro diario creativo. Quando iniziamo un quaderno nuovo c'è sempre una sorta di esitazione, dovuta al fatto che la prima pagina può intimorire. Il diario creativo è un esercizio di libertà e il blocco da prima pagina è la prima pressione della quale ci vogliamo liberare. Quindi la saltiamo, voltiamo semplicemente pagina. Ci potremo tornare quando vogliamo, anche alla fine, non è importante. Quello che è importante è iniziare a pensare al nostro diario non in funzione della singola pagina, ma di due pagine aperte, due spazi che comunicano e che diventano un'unica tela artistica, il concetto che in inglese è chiamato journal spread.
Può sembrare un dettaglio di poco conto, ma non lo è, perché psicologicamente abbiamo già superato un primo limite, che è quello della singola pagina. Il che ci permetterà di superarne altri e di esercitare la nostra creatività liberamente. Dunque, iniziamo a comporre visivamente il nostro spread. Questa è la fase in cui possiamo sperimentare di più, accostando e sovrapponendo vari elementi, finché non raggiungiamo un'idea che ci soddisfa. La porzione di spazio che andiamo a decorare è detta spazio positivo, positive space, mentre quella che lasceremo libera e dove andremo poi a scrivere i nostri pensieri è detta spazio negativo, ma noi la chiameremo spazio bianco, che è un termine un po' più allegro. Nel comporre il vostro spazio positivo, provate a combinare diversi tipi di carta, sovrapponendo elementi, giocando con l'opacità degli stessi. Voglio darvi alcuni suggerimenti su come strutturare lo spread, che possono esservi utili se siete agli inizi, e lo farò mostrandovi alcuni spread che ho realizzato negli ultimi tempi. Nel primo esempio ho concentrato lo spazio positivo lungo i bordi esterni, lasciando libera tutta l'area centrale per scriverci. Qui ho deciso invece di decorare l'angolo superiore e quello inferiore dello spread, quasi a mettere il testo centrale tra virgolette. Ovviamente potete invertire le cose, come ho fatto qui. Sfruttate la comunicazione tra le due pagine il più possibile, ad esempio sistemando elementi nella parte centrale, così da espandere l'orizzonte creativo. Ricordate le pagine del vecchio libro che abbiamo alterato poco fa? Bene, con queste pagine noi possiamo realizzare una tecnica che chiameremo di wallpapering, che in inglese è l'atto di mettere la carta da parati. Incolliamo una pagina alterata su una delle pagine dello spread. Aggiungiamo a poco altri elementi e cerchiamo di unificare lo spread, così da percepirlo come uno spazio unico. A questo punto avremo diverse porzioni di spazio bianco su cui scrivere liberamente. È importante non pensare al nostro diario creativo come qualcosa di necessariamente bidimensionale. Possiamo ad esempio creare diversi strati da decorare o su cui scrivere. Aggiungere elementi dinamici, come ad esempio buste da lettera o delle piccole tasche dove raccogliere o nascondere altri elementi.
È arrivato il momento di parlare dell'elemento scritto del vostro diario. Prima di occuparci del contenuto, daremo un'occhiata ad alcuni elementi che riguardano la forma e i mezzi tecnici. Nello scrivere il vostro diario è importante che non vi preoccupiate di farlo sembrare bello a tutti i costi. Non ha importanza se la vostra calligrafia non è esteticamente pregevole come gli esempi che trovate su Instagram o Pinterest. Non è quello l'obiettivo. Il vostro diario deve parlare di voi, deve rispecchiare il vostro modo di essere, di pensare, di creare e quindi anche il vostro modo di scrivere, con tutte le umane imperfezioni del caso. Ricordate sempre che lo spazio creativo è uno spazio libero da giudizi e da pregiudizi. Iniziate utilizzando una penna a gel a punta fine, per esempio questi fineliner di Muji, 0.5 o 0.38, si comportano molto bene sulla carta. Così come le penne Uniball o i fineliner Stabilo Point 88, che hanno diversi colori e non traspaiono nella pagina sottostante. Esplorate alternando e combinando i colori, i tipi di penna, a sfera, stilografica, con differenti dimensioni e forme della punta, come potete vedere in questi esempi presi da Instagram. Sentitevi liberi di scrivere cambiando il verso della pagina, ingrandendo parole o porzioni di testo importanti, così che risaltino meglio sulla pagina. O perché no, provate nuove calligrafie, senza dimenticare la vostra. Una cosa importante da ricordare, per non avere inutili pressioni, è che non è necessario scrivere tanto. Non sempre abbiamo pagine e pagine di cose di cui parlare o da raccontare. E questo non deve assolutamente frenarci. A volte basta una frase che descriva come ci sentiamo in quel momento ed è abbastanza. O ancora possiamo scrivere citazioni, trascrivere parti di un libro che ci hanno colpito, il testo di una canzone. Non importa se non sono parole nostre. Il fatto che noi le abbiamo scelte vuol dire che quelle parole risuonano in un certo modo dentro di noi e quindi hanno diritto a stare nel nostro diario. Rappresentano anch'esse la nostra verità. La cosa fondamentale in questo processo di scrittura, come in quello di creazione, è di essere al 100% veri e onesti con noi stessi e con ciò che creiamo. Lo spazio creativo è il nostro spazio più intimo e personale. E quanto più onesti e sinceri riusciamo a essere, tanto più liberamente possiamo creare e crescere, evolvere. Sono molteplici gli usi possibili del nostro diario creativo per migliorare la nostra salute mentale, specialmente se soffriamo di ansia, depressione o attacchi di panico. Un esercizio che consiglio sempre è quello di scrivere una lista delle nostre preoccupazioni. In un giorno in cui vi sentite particolarmente agitati, dedicate un'ora al vostro diario. Mettete su della musica che aiuti a concentrarvi e a rilassarvi. Su YouTube potete trovare video di questo tipo, o anche suoni della natura come il rumore delle onde. Create uno spread, senza fretta. Assaporate il momento creativo. A questo punto scrivete sul diario una lista di tutte le cose che al momento vi preoccupano, che siano piccole o grandi preoccupazioni, le cose che vi danno ansia. Individuatele e scrivetele, compilando una lista.
Non abbiate fretta, ma cercate di elencarle tutte, separandole per punti. Quando avrete finito, alzate gli occhi dal piano di lavoro, chiudeteli e prendete un bel respiro. Inspirate ed espirate lentamente. Fatevi un sorriso, per voi stessi, e poi guardate il lavoro che avete fatto oggi. Quando le preoccupazioni e le ansie si accumulano nella nostra testa, tendono a fondersi l'una con l'altra, diventando un unico blocco. E a quel punto ne siamo sopraffatti, perché non ne riusciamo più a vedere i contorni. Non le isoliamo e quindi non le riusciamo ad affrontare. Facendo una lista, noi le mettiamo nero su bianco. Non sono più nello spazio astratto della nostra testa, ma le vediamo lì, sulla pagina bianca. Hanno finalmente una dimensione. Ci sembreranno più piccole di come le avevamo percepite. Adesso sono separate per punti. Hanno quindi dei contorni ben definiti e le possiamo affrontare meglio. Possiamo ad esempio capire quali di esse sono cose che possiamo effettivamente controllare o cambiare e quali invece sono irrazionali o non dipendono da noi. Ma soprattutto, avendo utilizzato le nostre preoccupazioni per un esercizio di creazione artistica, avremo di fatto preso qualcosa di negativo e l'avremo trasformato in qualcosa di positivo. Credetemi, funziona. Un altro suggerimento per combinare il nostro diario e il nostro benessere mentale ci viene dal mondo del bullet journal, un'attività divenuta famosa qualche anno fa. Il bullet journal utilizza spesso dei tracker, che sono delle tabelle che ci aiutano a registrare e a tenere sotto controllo diversi elementi della nostra vita quotidiana associati al nostro benessere. Potete per esempio annotare ogni giorno il vostro stato d'animo. Fatelo sempre creativamente, usando disegni o colori. Potete registrare la vostra attività fisica, il quantitativo di acqua che bevete. Se state cercando di perdere una brutta abitudine o di crearne una buona nuova, potete registrare i vostri progressi. Il Bullet Journal è nato soprattutto per incentivare la nostra produttività. Molte persone trovano utile ed efficace fissare degli obiettivi giornalieri o settimanali e mettere una crocetta in una casella accanto a quelli che si raggiungono. È senz'altro una motivazione e un incentivo. L'importante è non correre il rischio di metterci addosso ulteriori pressioni o ansie da prestazione. In quel caso io trovo un'idea migliore scrivere sul nostro diario ogni giorno le cose che abbiamo fatto e gli obiettivi che abbiamo raggiunto, ma scriverli solo una volta che li abbiamo raggiunti. Un esempio pratico ci viene dalla recente emergenza coronavirus. Siamo tutti stati costretti a rimanere a casa e, parlando per esperienza personale, all'inizio ho cercato di essere produttivo a tutti i costi, ogni giorno di fissarmi degli obiettivi, delle cose da fare, per non avere l'impressione di perdere del tempo prezioso. Il che va benissimo, ma presto ho capito che mi stavo mettendo addosso una pressione enorme e che invece era assolutamente normale fermarmi un attimo, anche concedermi un pomeriggio pigro sul divano. E che questi erano e sono tuttora tempi strani, che disorientano senz'altro. Ho capito che per il mio benessere mentale, ancora più importante del fatto di essere produttivo, era il non far sì che tutti i giorni sembrassero uguali. Ho quindi smesso di fare liste di obiettivi con caselle da barrare e ho invece iniziato a scrivere giornalmente cosa avevo fatto, cercando ogni giorno di essere creativo, di variare, di esplorare cose nuove. Il mio incentivo è diventato quello di riempire la pagina bianca, non di barrare caselle.
Ho reso la mia giornata uno spazio creativo e i giorni non erano tutti uguali. Tenere un diario creativo è un esercizio di benessere che diventa un regalo che facciamo a noi stessi nel momento in cui lo creiamo e dopo. Perché quando avremo finito di scrivere e creare l'ultima pagina, avremo tra le mani un momento della nostra vita, un oggetto che parla di noi e dei tempi che abbiamo vissuto. La nostra personale opera d'arte, mediante la quale saremo cresciuti e ci saremo evoluti creativamente. Una memoria analogica e concreta che possiamo toccare e sfogliare. In questi tempi in cui ricordi, fotografie e momenti sono sempre affidati al digitale, a Facebook, a schemi e template che altri scelgono per noi, standardizzati e impersonali. Il diario creativo è un qui e ora che ci racconta di più di qualsiasi social media.